Francesco Della Corte, latinista, professore universitario, critico militante, scrittore, studioso di teatro, proviene da una famiglia in qualche modo importante. Il padre, Andrea Della Corte, è stato uno dei più importanti musicologi del nostro secolo, anzi quasi uno dei pionieri della musicologia italiana, uno dei primi ad avere una cattedra universitaria. La prima domanda è questa: cosa ha voluto dire essere figlio di un padre illustre, di un padre critico musicale, un padre che avrà conosciuto Toscanini, tutta una serie poi di direttori d'orchestra e di cantanti nella sua infanzia, giovinezza, adolescenza? La risposta è ciao bivalente. Da un lato, indubbiamente, un supporto, un aiuto, un modo di entrare in determinate società. Un altro invece è un handicap, perché il figlio di papà è sempre un po' guardato a vista come raccomandato di ferro, come protetto, eccetera. E anche questa è la ragione per cui ho cambiato decisamente argomento e disciplina, anzi la più lontana possibile, proprio perché non si decesse, non si credesse che c'era questa specie di protezione dall'alto che mi guidava. Ma ha avuto anche lei una passione musicale oppure no? Ha rifiutato anche, diciamo, la materia di suo padre? Sì, io ho tentato più volte gli strumenti, anche studi musicali, ma non ero dotato, cioè ero ad ispirazione di mio padre e di mio zio che era compositore e direttore d'orchestra, quindi ancora più esigente, cioè non ero tagliato con quelle doti naturali di, non so, orecchio, di ritmo, e allora era meglio non dare dispiaceri in famiglia e quindi cambiare decisamente, quindi c'è anche una ragione fisiologica. La città della sua formazione è stata Torino, fino dalle scuole elementari all'università, eccetera. Una Torino quindi degli anni 20 e degli anni 30, una Torino importante perché era stata la città di Gramsci, quella di Gobetti e poi quella dell'Einaudi, in qualche modo del primo gruppo dell'Einaudi. Che ricordi ha di questa Torino e cosa voleva dire appunto formarsi in una città che si diceva poc'anzi decisiva? Anzi, sono stato persino allievo dell'Azeglio, il che vuol dire doppiamente gruppo, diciamo, pre-einaudiano, in quanto era in quel momento Cosmo e Monti. Cosmo era un ottimo dantista che fu espulso dalle scuole e che ebbe anche proprio delle noie, dei fastidi, perché ad esempio alla vigilia di Caporetto aveva scritto un fondo, un editoriale intitolato Persona Nuova Novara, che l'aveva messo subito all'agonia. Più tardi la stampa ebbe un incidente con Luigi Ambrosini. Durante delle grandi manovre, sa che durante gli estati c'erano le manovre, cioè l'esercito lasciava le caserme, si accampava su determinate colline, montagne, faceva una finta guerra ai russi e ai blu. Ebbene, l'Ambrosini, che peraltro era un ottimo scrittore e amico di Renato Serra, venivano fuori dalla scuola di Bologna, scrisse un pezzo un po' di, diciamo, di colore in cui parlava di botti sventrate, di saccheggi, eccetera. Questo naturalmente era fantasia o era esagerazione di una realtà che forse era anche capitata, ma fu sufficiente perché la stampa venisse soppressa per 6 mesi, mi pare da un giugno a un novembre o un dicembre, e direi, siccome allora non c'era la cassa integrazione, non c'erano tutte queste altre cose, ci trovavamo, mio padre, mia madre, io, ci trovavamo così proprio disoccupati. Quindi io ho provato nel 25, fu una delle prime azioni anti-quartarella, no? Contro tutto l'Aventino, contro e quindi insomma ho sperimentato a 12 anni che cosa fosse la persecuzione, cosa fosse la
la dittatura, cosa fosse un sistema autoritario che interveniva in questo modo. Comunque, per tornare a Cosmo e a Monti, Monti poi andavamo sempre in campagna insieme a Giaveno, la figlia di Monti era poco più anziana di me, e sposò poi un bravo pittore, Sturani, e devo dire è anche autrice di fortunati libri scolastici. Devo dire, la grande scoperta di Monti fu di essere scoperto da Gobetti, perché si dice sempre Monti è il maestro di Gobetti, è tutt'altro. E Monti che si mise alla scuola di Gobetti, che fu veramente un piccolo prodigio, cioè a 20 anni aveva già capito tutto, insomma, avrebbe potuto laurearsi, ecco, aveva fatto tutti gli esami e poi aveva fondato case editrici, aveva fatto tante cose. Di Gobetti, diciamo, io naturalmente l'ho conosciuto appena per interposta persona tramite mio padre, ma rappresentava l'ala dei liberali che dava, diciamo, dava fastidio all'establishment giolittiano, perché quando i giolittiani fecero il recupero dei mutilati, dei così degli scombattenti, eccetera, Gobetti, sempre paradossale, tirò fuori che Della Croix, che era il capo dei mutilati di quel tempo, Del Croix. Aveva perso le mani e la vista unicamente perché gli era scoppiata la bomba mano in mano, cioè per insipienza, e lui pubblicò, il che dispiacque molto perché allontanò una possibile alleanza fra ex combattenti, mutilati, eccetera. Quindi tutte queste cose le ho un po' vissute, casa nostra veniva Borghese, ad esempio, quindi ho avuto un'adolescenza abbastanza così interessata con questi contatti. Mio maestro di matematica era un certo Ciuffo, amico personale di Gobetti, che era il caricaturista dell'Unità, e su Belfagor, circa 10 anni fa, pubblicarono le caricature di questo Ciuffo. Questo Ciuffo che venne poi a Genova, stette qui, insegnò in qualche istituto, non so, più privato ovviamente, e quindi anche era una personalità curiosa, anche lui sardo come Gramsci. E di Gobetti ha qualche ricordo particolare? Lo vide? Sì, dunque di Gobetti, poi soprattutto chi ne continuò la memoria è la Ada Gobetti, sì. La quale è una donna molto colta che continuamente riuniva a casa sua persone antifasciste. E il segnale era questo, il canarino alla finestra. C'era un balcone, se il canarino era fuori, via libera si poteva andare. Se non c'era il canarino, c'era o la perquisizione, o la sorveglianza, o il poliziotto in portineria. Quindi questo era il segnale della Ada. E chi frequentava la casa? Dunque direi che era soprattutto il Partito d'Azione. Diciamo, Gobetti si realizzò poi in Giustizia e Libertà. Questa direi la sua. Giustizia e Libertà aveva come, diciamo, come indirizzo, come capo, un certo Mussa, che mi pare visse ancora fino a pochi anni fa, e amò sempre il silenzio e non fu mai estremamente esposto. Un altro indubbiamente bravo e anche esposto come diciamo combattente era il Galimberti, il Duccio Galimberti, figlio di Tancredi. Questo stava a Cuneo, ma viaggiava su e giù. E devo dire, l'apporto cuneese era anche interessante, anche Arnaldo Conigliano era cuneese. Nei romanzi della Lallo Romano emerge questo apporto della provincia di Cuneo a Torino, ecco, era la grande riserva, la provincia Granda, no? Come chiamava. E l'università invece a Torino come dunque l'università si incontrò con non ancora con Paston, che c'era sì, già. Sì, Paston, che era un mio carissimo amico, anzi fu un mio protettore, mi introdusse dalla Bompiani, mi fece appena ventenne, mi fece collaborare al Dizionario delle Opere, quindi devo dire
c'era questa protezione. Devo dire questo, la fisionomia di Torino era fino agli anni 20-25 tipicamente neopositivista. Anzi, era la centrale del positivismo, l'ombroso, che poi aveva anche dei parenti, dei generi o altro in altre facoltà. E comunque anche la filosofia era di orientamento positivo. Poi ci fu la rottura in questo, che il neopositivismo, dopo la guerra, parlo della prima guerra, si vanificò. E invece emersero due figure molto interessanti, quella di Augusto Lo Stagni e quella di Giorgio Falco, tutte e due crociani. E non ebbero vita facile, indubbiamente, però segnarono una rottura e al tempo del Ministero Croce, che fu il Ministero della Pubblica Istruzione, poco prima della marcia su Roma, insomma, incominciarono anche a farsi valere. E devo dire che da quel momento poi si aggiunse Lionello Venturi, che se non era crociano di stretta osservanza, era però orientato in questo senso. Per cui direi fra la prima e la seconda guerra mondiale la facoltà cambiò completamente fisionomia e si orientò decisamente verso l'idealismo. Ecco, questa era la fisionomia Lei si laureò con Rostagni. con lo Stagno. E come era il rapporto con lui? Come rimase poi dopo? Beh, anche lui era alcunese, e quindi era un po', come dire, un po' montanaro, un po' freddino, un po' chiuso, non aveva trasporti, non aveva, come dire, grandi entusiasmi. Però cercò di applicare l'estetica crociana all'antichità, naturalmente con un anacronismo, perché non si può decisamente ritenere che gli stessi principi, cioè l'arte per l'arte, il non condizionamento delle strutture che gravasse, direi che questo è stato un po' un entusiasmo così ipercrociano, ecco. Invece il Venturi fu crociano nel senso generale della parola, però abbastanza vigile, e ebbe come allievi ottimi Argan e Labrizio. Argan, che poi è ancora vivo, Labrizio purtroppo è mancato qualche anno fa, ed erano due bravi studiosi, ecco. Sì, poi Venturi è rimasto anche un punto di riferimento per altri, per studiosi di vario tipo. So, Anceschi ne Certo. parlava con estremo rispetto perché il gusto dei primitivi, quei volumi lì, erano anche metodologicamente importanti per altre discipline. E appunto, su di lei, sui suoi interessi culturali, ha in più inciso appunto il maestro ufficiale Rostagni o più queste altre Sì, interpolazioni? devo dire, a Rostagni mancava forse l'impegno politico e la presa di contatto della realtà, cioè la evitava, il che era abbastanza frequente nell'ambiente crociano, che era un ambiente piuttosto legato ad interessi alti, no? All'industria, all'alta finanza, eccetera, in modo che scarsa sensibilità sociale e scarso contatto realmente con il piccolo, il popolo minuto, ecco, questo non lo sentivano. E diceva, questi altri maestri, trova di aver avuto alcuni rapporti positivi con loro per la sua formazione e anche proprio per la sua attività di critico? Guardi, direi che fino alla laurea io non mi sono molto realizzato, cioè mi sono laureato a tempo, devo dire, con tutti gli onori, tutti i crismi, con la pubblicazione, eccetera, ma direi è stato il dopo, perché subito dopo la laurea ho avuto una borsa di studio per la Germania, ho studiato un anno in Germania. Poi ho cominciato a girare un po' per l'Europa, sono stato a St. John College, a Oxford, sono stato in Francia e direi sono stati forse questi i contatti più importanti, perché devo dire che insomma l'ambiente italiano in piena campagna d'Africa, in pieno impero, era tutta conformista. Insomma, trovare una voce un po' critica era raro.
e anzi passava più come il paradosso, oppure la barzelletta, oppure così la satira politica, ma una vera critica, un vero esame era difficile farlo in Italia. Devo dire, erano più avanti gli antinazisti in Germania, che avevano una lunga tradizione, e soprattutto nel 1937 il Front Populaire. Sono stato in Francia insieme a Piero Treves, il fratello di Paolo Treves, proprio in quei giorni in cui i Rosselli vennero uccisi. E Piero Treves veramente aveva paura anche per la sua vita, per la sua sopravvivenza, perché c'era questa specie proprio di persecuzione, cioè eliminare l'oppositore. E questa non era certo una situazione molto, molto bella. E non c'era ancora la componente insomma, ebraica. Razziale, razziale. Ecco, perché poi questa verrà nel 38-39. E cosa vuole dire per uno di formazione italiana appunto questi viaggi di formazione in paesi a fini diversi come Germania, Francia e Inghilterra? Ecco, direi l'Italia prima della guerra, della seconda guerra mondiale era molto provinciale. Chi conoscesse le lingue era già così un miracolo, ti sarà rarità. Ecco. Le racconterò un episodio che a lei italianista farà molta curiosità. Qui di fronte a me abita Goffis, no? Amico fraterno di Goffis era un certo Verdina. Questo Verdina si laureò in italiano e dissi mi laureo in italiano perché non voglio imparare il tedesco, non voglio le lingue. E come tesi Ciano gli diede il Bentivoglio. L'opera fondamentale su Bentivoglio era in tedesco, quindi questa per dirvi com'era provinciale la mentalità di un uomo che poi fece anche bene. Questo Verdina divenne preside, fu nella federazione professori, si diede molto da fare, adesso non so se sia ancora vivo, ma era di quelli che animava anche così convegno, altro, cioè lo considero uno dei meglio. Ebbene, c'era questa preclusione, cioè no alle lingue. Questa preclusione invece dopo il 45 è caduta, c'è stata proprio la necessità di comunicare, di imparare l'inglese come seconda lingua. Questo è realmente un cambiamento completo di mentalità, che poi era favorito anche dall'autarchia. All'autarchia, diciamo, industriale, economica, si aggiungeva un'autarchia culturale. Noi eravamo grandi e loro non erano neppure nati, no? Questa era l'idea. E Mussolini lo disse in un discorso che la Germania viveva ancora nelle foreste quando a Roma c'era già il Colosseo. Ecco, questo era un po' il discorso di considerare tutti barbari, no? E la scoperta di questi stati stranieri per lei, che tra l'altro alcuni nel caso della Francia e dell'Inghilterra erano stati democratici? Sì, democratici, però io ricordo che la mia padrona di casa in Francia dice: ah, voi felici che avete il fascismo. Qui tutte le settimane mi chiedono un aumento il personale. Questo denota come il gollismo abbia delle radici molto più profonde. E come il governo di Léon Blum fosse per loro la maggior delle iatture. Sì. Non parliamo della provincia, che è sempre stata, in particolare la Gironda, Bordeaux, proprio è sempre stata, dalla Rivoluzione francese in poi, la centrale della resistenza, più della Vandea. E l'Inghilterra? Dunque, l'Inghilterra era molto strana, perché io sono andato su sempre con Piero Treves e ricordo che io entravo anche nei college bene o nei ricevimenti e dovevo pregare, supplicare che ammettessero questo che già aveva una fama, perché Piero Treves in quegli anni, 37-38, era già l'autore di un Demostene, l'autore di... Quando avvicinò il grande Rostozov gli portò i saluti di Gaetano De Santis e Rostozov, anche lui un esule, un russo bianco, disse: non c'è bisogno, basta che si presenti col suo nome, questo per dire. Eppure c'era un boicottaggio, e devo dire il boicottaggio era per l'ebreo, cioè c'era nella intellettualità inglese, nel regime dei college, eccetera, una chiusura, questa è proprio una chiusura tremenda. Era molto più aperto invece l'ambiente londinese, mentre Cambridge, Oxford, Eton, proprio facevano resistenza
a questi invasori, perché col grande ebreo che andava in Germania e fuggiva dal nazismo, c'era poi anche il professore dell'Oberlehrer, l'Obergymnasium, cioè c'era il professore delle scuole medie, che anche lui aveva diritto di fuggire. E allora loro confondevano gli uni con gli altri e consideravano questa invasione giudaico-tedesca come un inquinamento, ecco, della cultura inglese, che è sempre stata isolazionista, ecco. Non ha mai accettato questo primato che invece la Germania per tutto l'Ottocento ha avuto, insomma, dalla Goethezeit fino a Hitler è stato sempre così un privilegio, il tedesco come lingua della filosofia, perlomeno.